Webinar conferenze di servizi in materia ambientale in Emilia-Romagna, che fa parte del percorso di approfondimento e divulgazione sull'attuazione della riforma Madia in materia di semplificazione amministrativa della regione Emilia-Romagna. Io, come ben sapete, sono Paola Pilani del Formez e vi intratterrò solo qualche minuto per dar tempo ai vostri colleghi di entrare in aula e intanto per contestualizzare questo evento online. Ha avuto molte adesioni, siamo a circa 370 richieste di partecipazione, siamo già 138 in aula e intanto do il benvenuto, come potete vedere in webcam, alla dottoressa Rosanna Zavattini, alla quale a breve passerò la parola. Rosanna Zavattini è del Servizio Valutazione, Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Giunta Regionale Emilia Romagna. Allora, come dicevo, questo webinar, qui hanno, appunto, stiamo aumentando vertiginosamente e ancora do a tutti voi il benvenuto, fa parte della riforma Madia in materia di semplificazione amministrativa, è coordinato dal Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Emilia-Romagna in collaborazione con il Formez PA nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 per il progetto Supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione che è stato affidato a Formez PA dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Nell'ambito di questo progetto sono stati fatti diversi webinar e diversi seminari. Il tutto, per poter vedere tutte le slide, tutto il materiale, le registrazioni, basta andare su questo sito http://eventipa.formes.it/progetto-formez-dettaglio-ms/17455. Andiamo a vedere qualche numero insieme di questi. Qui troverete appunto tutti l'elenco dei webinar e dei seminari. Potete scaricare cliccando sul titolo le diverse slide e le registrazioni e vediamo insieme un po' i numeri che abbiamo fatto fino al 31 luglio del 2017. Ci sono stati in totale 1.654 partecipanti per i seminari e 1.891 per i webinar, suddivisi per tutte le regioni italiane. Abbiamo suddiviso poi anche il numero dei partecipanti in base appunto alle regioni. Abbiamo visto quali regioni tra quelle a basso, alto sviluppo e in transizione le adesioni che ci sono state. Tutti questi numeri e queste grafiche ve le potete tranquillamente vedere e studiare con calma perché saranno messe a disposizione. E infine abbiamo anche cercato di vedere quali fossero gli enti di appartenenza maggiormente rappresentativi dei partecipanti e sono i comuni. Sempre nell'ambito di questo progetto è nata la comunità Rete Italia Semplice, come l'indirizzo al quale potervi scrivere è http://rete.italiasemplice.gov.it. È una piattaforma al servizio delle amministrazioni, delle associazioni, delle imprese, dei cittadini, dei tecnici, tutti coloro che si occupano di semplificazione. È stata messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formez PA, sempre nell'ambito del progetto PON Governance. PON Governance, progetti Delivery Unit e supporto all'operatività della riforma. In queste pagine troverete molto per il vostro supporto, molto strumenti e servizi per sviluppare le competenze. Ci sono delle linee guida, delle FAQ e attualmente ci sono due aree di lavoro che sono aperte, il SUAP, Conferenza dei Servizi, e Rete Italia Semplice. Si mettono in rete proprio le competenze di tutti coloro che stanno lavorando su queste tematiche. Per accedere basta utilizzare le stesse credenziali che avete utilizzato per DFP Auto e che utilizzate anche per iscrivervi a questi eventi. Per non rubare maggiormente tempo, andiamo un secondo all'evento di oggi, che è un percorso che fa parte, come dicevo, della regione Emilia-Romagna, rivolto ai funzionari regionali, agli enti locali, agli ordini professionali, ai SUAP e SUE, e ci sono stati diversi incontri. Il primo è partito il 28 giugno. Poi c'è stato il 30 ottobre, 23 novembre, per finire oggi la conferenza dei servizi in materia ambientale. Il programma di oggi, come state vedendo, io vi terrò per 5 minuti, vi accoglierò per 5 minuti, passerò poi la parola alla dottoressa Zavattini, ci sarà tempo per le domande che voi metterete in chat e poi a mezzogiorno chiuderemo l'evento. Quali sono i nodi cruciali che oggi tratteremo? Parleremo delle modifiche apportate dal decreto legislativo 104 del 2017 e del decreto legislativo
legislativo 152 del 2006 ed effetti della normativa regionale la 9 del 99. Le peculiarità del provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'articolo 27 bis del decreto legislativo 152 del 2006, e le opportunità e le criticità della conferenza dei servizi per il rilascio delle autorizzazioni e delle valutazioni ambientali. La chat è questo strumento importante con il quale interagite con me per scrivere le vostre domande che verranno poi riportate alla docente. Ricordo un'altra unica informazione di servizio: tutto sarà registrato e insieme alle slide sarà messo a vostra disposizione nello stesso nodo di pagina di eventi nella quale vi siete iscritti, cioè il nodo 118926. E ricordo a tutti che coloro che seguono l'evento che l'attestato di iscrizione sarà rilasciato solamente a coloro che sono iscritti all'evento e che hanno seguito per almeno il 20%. A questo punto vi auguro un buon lavoro e do la parola alla dottoressa. Buongiorno a tutti. Mi presento innanzitutto. Lavoro presso il servizio valutazione impatto ambientale della Regione dal 2000, praticamente da quando è entrata in vigore la legge regionale sulla valutazione di impatto ambientale. E da allora seguo progetti di VIA e conferenze di servizi. Entrando nel merito del tema che mi è stato affidato oggi, vorrei prima di tutto raccontare un po' come in Regione Emilia-Romagna è stata affrontata la valutazione di impatto ambientale. Con la legge regionale 9 del 99 è stato, diciamo così, introdotto il tema della opportunità di combinare la valutazione di impatto ambientale con un procedimento unico. Erano gli inizi degli anni 2000, la legge sulla conferenza di servizi era vigente da 10 anni, ma di procedimento unico ancora, diciamo così, se ne utilizzavano pochissimi. La Regione Emilia-Romagna ha deciso con questa legge di dare l'opportunità di avere questo procedimento unico, sia per le opere pubbliche e di interesse pubblico, sia per le opere delle attività produttive. Ovviamente questa in quell'epoca era, diciamo così, una sfida, era un atteggiamento innovativo che la Regione Emilia-Romagna aveva, e che l'ha adottato non solo per la valutazione di impatto ambientale, ma anche in altre normative. Ricordo in particolare la legge 20 del 2000 con la conferenza di pianificazione, con l'introduzione dell'accordo di programma condiviso da tutti gli enti. Ha praticamente attivato ed iniziato una stagione in cui la condivisione, la concertazione tra le pubbliche amministrazioni era diventato un valore imprescindibile, un valore molto importante. Questa cultura nella nostra regione negli ultimi 10 anni, anzi 17 anni, si è diffusa e rafforzata, ed ha consentito di raggiungere anche degli obiettivi interessanti. Dico ciò perché è da questo, diciamo così, dalla nostra esperienza che è stata generata quella che oggi ci troviamo tutti a dover affrontare, e cioè il famoso provvedimento autorizzatorio unico regionale introdotto dalla modifica al decreto 152.
Ritornando, diciamo così, un po' a quella che è la nostra cultura, ritornando un po' a quello che la legge regionale 9 del 99 aveva, diciamo così, previsto, in sintesi, molto velocemente, c'erano due percorsi distinti, uno per le opere pubbliche e di interesse pubblico, in cui erano comprese tutte le autorizzazioni per realizzare l'opera, compresa la variante urbanistica, mentre per le attività produttive era previsto un passaggio attraverso lo sportello unico. Questo raccordo con lo sportello unico è sempre, diciamo così, stato attivato nella nostra normativa regionale, anche se ignorato da tutte le normative successive e anche dall'attuale normativa nazionale. Lo sportello unico ha sempre, diciamo così, attivato lo screening, la procedura di VIA, consentendo, diciamo così, sospendendo sostanzialmente il procedimento in attesa dell'acquisizione di questi provvedimenti. Per le opere pubbliche di interesse pubblico, dicevamo che sono compresi tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto. Per quanto riguarda il tema della variante urbanistica e territoriale è stato, diciamo così, approfondito per quanto, e modificato per quanto riguarda la VIA delle opere pubbliche e di interesse pubblico. Ultimamente è stata estesa la possibilità non solo di fare variante ai piani comunali, ma anche la possibilità di fare variante alla pianificazione territoriale provinciale, ovviamente quest'ultima con una forte limitazione, limitatamente alle modifiche cartografiche dei piani, quindi assolutamente non possono essere introdotte modifiche alle norme della pianificazione territoriale, ma eventuali piccoli aggiustamenti, piccole modifiche della cartografia, questo è concesso ed è ammesso ovviamente col presupposto della pubblicazione, del deposito, degli elaborati, col presupposto del consenso del Consiglio provinciale, ma è un'innovazione che è stata introdotta recentemente nella nostra normativa regionale. Anche la legge 241 del 90 ha avuto un certo quantitativo di modifiche. Ho raccolto alcune di queste modifiche prima del decreto del 2017, giusto per darvi un'idea di quanto la normativa non sia stabile. La legge 241 ha avuto molte modifiche e molte di queste riguardano proprio l'istituto della conferenza di servizi. In particolare sul tema che riguarda la decisione della conferenza di servizi, la modalità della decisione, ed anche le modalità della gestione del dissenso della conferenza di servizi. Credo che, diciamo così, probabilmente le modifiche non saranno terminate, temo che ne dovremo vedere altre. Parlando di modifiche della legge 241, vi segnalo subito, vi evidenzio subito quelle che riguardano in particolare la valutazione di impatto ambientale. Nel 28 luglio 2016 entra in vigore il decreto Madia 127 del 2006 che prevede un comma specifico per quanto riguarda la conferenza di servizi in materia di VIA. Dopo nemmeno un anno, nel 21 luglio 2017, entra in vigore il decreto 2017 che modifica il 152 e egli stesso modifica il comma 4 della legge 14 della 241 del 1990.
In che cosa consiste questa modifica? Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto Madia prevedeva che qualsiasi progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, quindi superava quello che noi avevamo introdotto con la nostra legge dei diversi percorsi per le opere pubbliche di interesse pubblico rispetto alle attività produttive, quindi qui c'è il superamento di questo binario, per cui qualsiasi progetto sottoposto a VIA, per qualsiasi progetto, la valutazione di impatto ambientale acquisisce tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del medesimo progetto. Cosa cambia con l'entrata in vigore del decreto 104 dal 21 luglio 2017? Che oltre alla realizzazione del progetto, per qualsiasi progetto sottoposto a VIA, si deve ottenere tutte le autorizzazioni necessarie non solo alla realizzazione, ma anche all'esercizio del medesimo progetto. E la conferenza di servizi preposta per la VIA è definita con le modalità previste dall'articolo 27 bis del 152. In sintesi, quindi, diciamo così, ci troviamo a gestire un periodo in cui sono introdotte diverse novità normative. Probabilmente per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna, forse ci troviamo a fare un passo indietro rispetto alla nuova normativa. Sicuramente se la nuova normativa viene seguita da tutte le regioni e quindi si può attivare un'omogeneità di comportamenti, forse, diciamo così, il sacrificio può essere motivato. Diversamente, è poco comprensibile, diversamente potremmo, diciamo così, avere una perdita, diciamo così, un arretramento senza averne alcun beneficio. Entrando, diciamo così, nel merito di alcune di queste novità, le novità sono diverse, sono molteplici, io ne ho selezionate alcune. Una di queste è la perentorietà dei tempi. Il legislatore richiama la pubblica amministrazione alla necessità del rispetto dei tempi, indicandone, diciamo così, delle connessioni. Quindi non è un rispetto dei tempi semplicemente formale, ci sono conseguenze al non rispetto di questi tempi. Una di queste conseguenze è la responsabilità disciplinare amministrativa contabile non solo del dirigente, ma anche del funzionario inadempiente. In più, è previsto il risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. Questo elemento l'ho evidenziato perché sta generando negli operatori, nei colleghi che stanno seguendo conferenze di servizi per la valutazione di impatto ambientale, una grande ansia e preoccupazione. La VIA si applica a progetti che sono per la loro natura progetti molto complessi, progetti per i quali si dà per scontato che possano avere impatti significativi sull'ambiente. Progetti che richiedono una valutazione, condivisa da tutti gli enti che partecipano alla conferenza e progetti per i quali spesso è difficile trovare un accordo, contemperare i vari interessi, cioè svolgere nel modo più adeguato i lavori della conferenza di servizi. Per raggiungere questo obiettivo, quello di condividere una decisione rispetto alla valutazione di impatto ambientale, spesso è necessario lavorare anche al di fuori
delle sedute della conferenza di servizi con dei tavoli di lavoro tra i vari enti per riuscire a trovare quello che può essere una possibile soluzione a posizioni distinte e diverse. Questo, diciamo così, tema della perentorietà dei tempi sta causando un'ansia tale per cui diventa fondamentale chiudere la procedura nei tempi previsti e lascia in secondo piano quello che invece è il lavoro della conferenza di servizi di condivisione e di contemperanza dei vari interessi. Altra novità è la necessità di attivazione del dissenso da parte dell'amministrazione dissenziente. Mentre prima, nella conferenza di servizi, qualora ci fosse il dissenso causato da un ente cosiddetto, da un'amministrazione cosiddetta sensibile, vi era, diciamo così, la sospensione del provvedimento, non si concludeva il provvedimento e si andava direttamente all'ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri con, diciamo così, la precisazione della nuova norma, il dissenso deve essere esplicitamente attivato dall'amministrazione dissenziente. C'è un tempo, 10 giorni di tempo, ci sono, diciamo così, delle condizioni affinché, diciamo così, l'ente, l'amministrazione dissenziente possa ricorrere alla presidenza del Consiglio, ma questo, diciamo così, è stato normato ed è stato precisato. Ve l'ho, diciamo così, evidenziato, questi pareri devono essere resi nei tempi previsti, devono essere, diciamo così, espressi sul tema della conferenza dei servizi. Altra, diciamo così, novità è l'obbligatorietà della conferenza dei servizi per tutti i progetti assoggettati a VIA, l'obbligatorietà della conferenza dei servizi e in modalità sincrona. Ripetiamo, conferenza di servizi che deve essere finalizzata al rilascio degli atti necessari non solo per la realizzazione, ma anche per l'esercizio. Dirò che su questo tema dell'esercizio e sull'interpretazione di cosa significhi esercizio ancora non c'è chiarezza e quindi diciamo così. Attualmente si sta applicando questo concetto attingendo, diciamo così, al buon senso. Il procedimento di VIA, abbiamo detto, è unico per tutte le regioni e definito dall'articolo 27 bis del decreto legislativo 152 del 2006. Questa, diciamo così, modifica normativa ha previsto un procedimento per le regioni distinto dal procedimento per le VIA statali. Questo, diciamo così, non è bellissimo, anche perché è poco comprensibile, prevedendo, diciamo così, tutta una serie di elasticità per quanto riguarda la VIA statale, che non sono state assolutamente previste per la via regionale. Quando si è dibattuto per la proposta di legge, molte regioni non erano assolutamente convinte della bontà di questo procedimento, si sono opposte con tutte le loro forze. Non è stato, diciamo così, ottenuto nulla o pochissimo è stato ottenuto di quello che le regioni avevano richiesto, e in questo momento, diciamo così, c'è un atteggiamento abbastanza, diciamo così, diversificato tra le regioni. Per quanto riguarda la regione Emilia-Romagna, noi abbiamo, diciamo così, stiamo applicando
il decreto 104 del 2017, anche se abbiamo, diciamo così, avuto un'interpretazione all'inizio forse non congrua, ma poi abbiamo subito, diciamo così, rivisto la nostra posizione. Continuando con il tema delle novità, la VIA è espressamente, diciamo così, evidenziato, deve essere integrata con le altre autorizzazioni, ma nello stesso tempo deve essere distinta dagli altri atti acquisiti nel procedimento e in particolare deve essere logicamente antecedente. La modifica sulla VIA è stata, diciamo così, necessaria in particolare per recepire la nuova direttiva europea sulla VIA. La nuova direttiva precisava fortemente il concetto della necessità di integrare la VIA con le altre autorizzazioni, ma di mantenere questa, diciamo così, priorità della VIA rispetto all'emanazione delle altre autorizzazioni, nel senso che una VIA negativa preclude la possibilità di rilasciare altre autorizzazioni. Ecco, in un procedimento unico, far combaciare tutti questi elementi non è così semplice e vedremo poi. Un'altra, diciamo così, novità è quella, diciamo, dall'introduzione della sanzione amministrativa e pecuniaria che si applica limitatamente alla VIA. Stiamo parlando di una somma che va dai 35.000 ai 100.000 euro per chi realizza un progetto o parte di esso senza la procedura di VIA e senza la verifica di assoggettabilità alla VIA. Stiamo parlando di una somma che va dai 20.000 a 80.000 euro per chi, pur essendo in possesso di provvedimento di verifica d'assoggettabilità a VIA, il famoso screening, o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali. Infine, alcune sottolineature che stanno nella nuova normativa, sia nella normativa della conferenza di servizi, sia nella normativa della valutazione di impatto ambientale, ed è il concetto della motivazione. Gli atti devono essere motivati, qualsiasi atto deve essere motivato, in particolare sia che si dia l'assenso, sia che si sia dissenzienti, la motivazione è fondamentale. Come fondamentale sono l'individuazione delle condizioni di acquisizione dell'assenso. Le condizioni, diciamo così, devono essere indicate, devono essere precisate. Concretamente, in Emilia-Romagna, cosa ha significato tutto ciò? Tutto ciò ha significato che dal 28 luglio 2016, cioè quando è entrata in vigore la modifica della legge sulla conferenza di servizi, anche ai progetti di attività produttive si applica fino a quanto, diciamo così, acquisito per i progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità. Cioè si applica il concetto che per tutti i progetti soggetti a VIA, si devono acquisire tutte le autorizzazioni per la realizzazione del progetto. Quello che non abbiamo applicato, perché ancora non può essere applicato alle attività produttive, è il tema che riguarda la variante urbanistica, cioè per le attività produttive non è possibile acquisire la variante, sia essa urbanistica o sia territoriale. Entrando nel tema specifico della conferenza di servizi, mi è stato chiesto in questa lezione di approfondire un attimo
quello che è, diciamo così, quelli che sono i temi che si affrontano durante una conferenza di servizi. Nelle lezioni precedenti sono stati approfonditi tutti i passaggi normativi, sono stati elencati e spiegati, diciamo così, da relatori molto, molto chiari. In questo incontro il mio compito è quello di cercare di approfondire dal punto di vista dell'operatore quello che è il tema fondamentale della conferenza di servizi e quali sono i vizi, i difetti, quali sono i problemi che ci troviamo e che ci siamo trovati ad affrontare. La conferenza di servizi, come normalmente si dice, come si ribadisce, è un modulo procedimentale organizzativo. Questo, diciamo così, significa innanzitutto, e lo sottolineo e continuo sempre a ripeterlo, significa che non c'è alcuna modificazione o sottrazione di competenze. Cosa succede quando si attiva una conferenza di servizi? Nella maggior parte dei casi gli enti tendono a delegare all'autorità procedente la competenza a svolgere non solo l'istruttoria, ma anche ad assumere gli atti che la conferenza di servizi comporta. Cioè si attiva una sorta di delega all'amministrazione procedente. È vero che l'amministrazione procedente ha un ruolo non solo notarile, non solo ragionieristico, ma un ruolo attivo e proattivo, ma non ha nessuna nuova competenza. Le competenze dei vari enti restano in capo ai vari enti. Questo è un concetto difficilissimo, diciamo così, da acquisire. L'istituto è stato concepito, ovviamente, si ribadisce, non tanto per eliminare uno o più atti del procedimento, quanto per effettuare un esame contestuale in sostituzione di quello che normalmente si sviluppa secondo una sequenza temporale. Anche questo è un concetto che non è facile acquisire. Dopo 17 anni di esperienza in Regione Emilia-Romagna si incominciano, diciamo così, lentamente a vedere gli esiti di questa cultura sperimentata in tante sedute, in tanti incontri. Ma è molto difficile, diciamo così, abituare gli enti a ragionare in termini di contestualità, soprattutto laddove c'è una cultura, un'abitudine ad avere una sequenza. Il permesso di costruire si rilascia a valle dell'acquisizione di tutta una serie di pareri, di autorizzazioni. Ragionare in modo contestuale è molto, diciamo così, è molto difficile. Non si riesce a capire bene quando ci si deve esprimere e come ci si debba esprimere. La sovrintendenza, il Ministero dei Beni Culturali, deve rilasciare il proprio parere rispetto, diciamo così, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Questo, con questa, diciamo così, in temporalità in conferenza di servizi salta. Il parere della sovrintendenza deve essere contestuale all'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal comune. E questo crea, diciamo così, oggettivamente una difficoltà. Ma è importante imparare a superare queste difficoltà. Altra, diciamo così, finalità della conferenza di servizi è riuscire a sostituire, a superare le valutazioni separate dei singoli enti, delle singole amministrazioni pubbliche, e riuscire ad attivare un dialogo tra le amministrazioni. È, diciamo così, molto importante uscire dai propri uffici, relazionarsi con le altre amministrazioni, rendersi conto
dei vari interessi, delle tutele dei vari interessi e di quanto sono importanti tutti gli interessi, non solo quello che, diciamo così, fa parte della nostra competenza. Della possibilità delle conferenze di servizi, decisorie, istruttoria, preliminare. Ne abbiamo già parlato, ci è già stato spiegato. Per quanto riguarda i temi ambientali, abbiamo, diciamo così, la possibilità di utilizzare la conferenza istruttoria. La conferenza istruttoria non è ben chiaro come si distingua da una normale riunione. La conferenza istruttoria è molto, molto libera, si può effettuare a seconda, diciamo così, delle possibilità, delle modalità che decise dall'amministrazione precedente, ed è comunque, diciamo così, una forma un attimo più strutturata rispetto a una normale riunione, ed è una forma che ben si adatta alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Questa è una procedura che comporta una decisione sulla base oggi di uno studio preliminare ambientale, quindi di un documento abbastanza scarno. L'autorità competente deve decidere se sia o meno il progetto da assoggettare a VIA. Prima, diciamo così, nei tempi passati, spesso e volentieri la verifica da assoggettabilità a VIA era attivata con conferenza di servizi anche decisoria, in cui si coinvolgevano tutti gli enti, si assumevano i pareri di tutti gli enti, si condivideva questa decisione con tutti gli enti, trasformandolo in una sorta di mini VIA. Ecco, oggi questo, diciamo così, non è più possibile, non è più, diciamo così, adeguato. È necessario che questa procedura sia una procedura molto più snella, ovviamente stiamo parlando della necessità di rispettare i tempi, anche se è una decisione che deve essere assunta, sentite le amministrazioni potenzialmente interessate. E quindi, diciamo così, la conferenza istruttoria può essere, diciamo così, una pratica assolutamente adeguata a condividere questa decisione che deve essere assunta dall'autorità competente. Questi i tempi fissati dall'articolo 19 del decreto 152 che devono essere assolutamente rispettati. Come dicevamo, la conferenza istruttoria è facoltativa, non è obbligatoria, quindi possiamo assolutamente utilizzare una riunione qualsiasi oppure utilizzare questa modalità di conferenza di servizi un attimo più strutturata rispetto alla semplice riunione, come dicevo prima. Ricordo a tutti quanti che lo screening deve essere acquisito come provvedimento espresso, come la VIA, come l'AIA, come la VINCA, la valutazione di incidenza o la valutazione ambientale strategica, in quanto così definito dai dispositivi delle rispettive direttive europee, deve essere acquisito come provvedimento espresso. Ovviamente cosa significa? Questo significa che a questi pareri non è possibile applicare il comma 4 dell'articolo 14 bis della 241 del 90 per l'acquisizione dell'assenso senza condizioni. Ricordo ancora anche che i provvedimenti di un'autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritti, sono annullabili per violazione di legge.
un momento, diciamo così, forse trascurato, ma che secondo me d'ora in avanti sarà sempre più importante, è rappresentato dalla consultazione in fase preliminare tra il proponente e la pubblica amministrazione procedente, l'autorità competente procedente per il provvedimento autorizzatorio unico regionale. Praticamente abbiamo il decreto 152 che individua attraverso due articoli due modalità per definire il livello di dettaglio degli elaborati ai fini del provvedimento di VIA. Una modalità che, diciamo così, si dovrebbe risolvere entro 30 giorni, che può essere attivata dal proponente in qualsiasi momento. In qualsiasi momento il proponente può chiedere alla pubblica amministrazione di raccordarsi, di concordare il livello di dettaglio degli elaborati da presentare ai fini del provvedimento di VIA. Prevede inoltre agli articolo 21 la definizione possibilità di condividere con gli enti che parteciperanno alla conferenza di servizi la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, il cosiddetto scoping. Nella nostra normativa regionale questo era, diciamo, previsto attraverso l'attivazione della conferenza di servizi decisoria. Già c'era, diciamo così, una fase sempre fatta su richiesta del proponente, quindi sempre su base volontaria, in cui si attivava la conferenza di servizi e la conferenza di servizi si esprimeva sui contenuti dello studio di impatto ambientale, creando un presupposto di cui si sarebbe dovuto tenere conto nello svolgimento successivo della conferenza di VIA. Questo concetto è stato introdotto nella conferenza preliminare prevista dalla 241. Infatti, la conferenza preliminare prevede esplicitamente che nella successiva sede della conferenza simultanea le determinazioni espresse in conferenza preliminare possano essere motivatamente modificate e integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento. Questo, diciamo così, praticamente è stato introiettato ciò che noi avevamo introdotto nella nostra normativa regionale. Cosa, diciamo così, come si legano questi passaggi? Nel decreto 152 non si cita la conferenza preliminare, ma ovviamente la conferenza preliminare è prevista dalla 241, quindi può essere legittimamente attivata dal proponente. Nel decreto 152 ci sono diversi passaggi che creano dei contrasti, che non collimano perfettamente. Come ad esempio abbiamo la definizione di progetto che si rifà al codice dei contratti, prevedendo una definizione di progetto assimilabile al livello del progetto definitivo, quando la norma, il 27 bis, prevede che siano acquisite nel provvedimento autorizzatorio unico regionale tutti gli atti necessari non solo alla realizzazione del progetto, ma anche all'esercizio di tale progetto. Per, diciamo così, acquisire autorizzazioni relative all'esercizio, come la citata normativa antisismica, è necessario un livello di approfondimento del progetto a livello esecutivo. Quindi, concordare tra il proponente e la pubblica amministrazione il livello di dettaglio degli elaborati diventa un passaggio fondamentale.
La conferenza di servizi, l'abbiamo detto, passiamo velocemente, decisoria, simultanea, si svolge in modalità sincrona, anche se, diciamo così, la partecipazione degli enti avviene in via telematica. Cosa, diciamo così, può comportare come, diciamo, come difficoltà la conferenza di servizi per la valutazione di impatto ambientale? Una delle prime difficoltà che si riscontrano sembra banale, ma è la convocazione, cioè riuscire a convocare correttamente gli enti che devono partecipare alla conferenza di servizi rispetto a diciamo così, alla volontà di coinvolgere il maggior numero possibile di enti. Mi spiego meglio. Normalmente, tendenzialmente, quando si convoca una conferenza di servizi, si fa un lungo elenco di enti. Nella grande ci sta il piccolo. Meglio abbondare che dimenticare. Questo, diciamo così, ha comportato anche ad un abuso dello strumento della conferenza di servizi. Se gli enti dovessero partecipare a tutte le conferenze a cui sono convocati, non si starebbe più in ufficio. Da qui, diciamo così, la necessità di utilizzare in un modo più corretto lo strumento. Quindi condividere sì è necessario, ma bisogna cercare di condividere in modo corretto. Per cui cerchiamo di capire qual è la distinzione tra le pubbliche amministrazioni che devono essere convocate rispetto alle pubbliche amministrazioni che possono essere convocate. Questa distinzione è fondamentale. Perché alle amministrazioni che devono essere convocate, cioè quelle che sono fondamentali per il rilascio degli atti necessari all'autorizzazione e all'esercizio del progetto, a queste amministrazioni, nel caso in cui non partecipino alla conferenza di servizi, nel caso in cui si esprimano in modo non motivato, a queste amministrazioni si potrà applicare il famoso comma 7 dell'articolo 14 ter, che noi spesso abbiamo applicato in modo inadeguato. Mentre a tutti gli altri enti che possono essere convocati in conferenza di servizi perché è necessario condividere, approfondire con loro l'istruttoria, a tutti questi altri enti, non possiamo applicare questo meccanismo. Il meccanismo dell'acquisizione dell'assenso senza condizioni è un meccanismo molto forte, è un meccanismo che ha consentito di concludere i procedimenti senza attendere i vari pareri, quindi ha consentito di ridurre i tempi di acquisizione, di conclusione della conferenza di servizi, ma è un meccanismo molto molto forte, quindi va applicato con assoluto criterio. Ripeto, questo, diciamo così, lo applichiamo solo alle amministrazioni che devono rilasciare pareri comunque denominati necessari, quindi abbiamo aggiunto tra parentesi vincolanti, che non possono essere superati, alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Oltre a questi, ovviamente, convochiamo, si possono convocare ed è bene convocare, ad esempio, tutte le amministrazioni che rilasciano pareri endoprocedimentali, come è bene convocare tutte le amministrazioni statali che sono rappresentate dal rappresentante unico. Ripeto, è bene convocare tutte queste amministrazioni perché la conferenza di servizi ha diversi passaggi che sono fondamentali, come la presentazione del progetto, la presentazione delle integrazioni,
La discussione, il confronto tra gli enti, ed è fondamentale che tutti possano partecipare. Quindi benissimo il rappresentante unico, ma è bene anche che partecipino i referenti delle amministrazioni rappresentate, proprio per poter svolgere al meglio l'istruttoria in comune. Le comunicazioni relative all'indizione e allo svolgimento della conferenza di servizi, soprattutto inizialmente, vanno quindi inviate anche alla Presidenza del Consiglio, nel caso in cui sia coinvolta un'amministrazione statale centrale, ma in particolare al prefetto, nel caso in cui siano coinvolte le amministrazioni periferiche dello Stato, perché il prefetto dovrà indicare il rappresentante unico, la regione ovviamente e tutti gli altri enti coinvolti. La partecipazione alla conferenza di servizi, abbiamo già avuto un incontro, un approfondimento sul rappresentante unico, anche questa, diciamo così, è una novità introdotta dalle modifiche normative. È importante che, oltre al rappresentante unico, ripeto, partecipino ai lavori della conferenza di servizi tutte le amministrazioni. La Regione Emilia-Romagna ha emanato una delibera in cui fa coincidere l'autorità proponente, la Regione e il rappresentante unico. È una decisione assunta in tal senso per la Regione Emilia-Romagna in questo momento. La decisione è stata questa. Il rappresentante unico in conferenza di servizi, diciamo così, ha un ruolo che ancora deve essere ben individuato, non semplice, non facile, non è assolutamente un rappresentante che porta in modo notarile le posizioni dei diversi enti, ma deve avere, diciamo così, il potere di omogeneizzare le varie posizioni. Inoltre, deve poter armonizzare la posizione delle proprie amministrazioni rappresentate con le posizioni espresse in conferenza di servizi, in particolare per quanto riguarda le condizioni e le prescrizioni poste per il proprio assenso. E questo, diciamo così, non è un lavoro facile da svolgere. Cosa serve per gestire la conferenza di servizi? Non solo per la via, ma noi stiamo parlando di via, quindi stiamo parlando di progetti che hanno un impatto molto significativo, di progetti che spesso hanno una forte opposizione dall'opinione pubblica proprio perché sono progetti impattanti. Dire calma e pazienza, diciamo così, è un po' ironico, ma lasciatemelo dire perché sinceramente è una grossa fatica. Ma serve soprattutto competenza e capacità di gestire i conflitti. Non è, diciamo così, irrilevante riuscire a comporre i conflitti tra le posizioni degli enti, riuscire a convincere i soggetti che partecipano alla conferenza di servizi a tenere conto dei diversi interessi che sono presenti al tavolo. Riuscire, diciamo così, a convincere, ad ascoltare le peculiarità e le particolarità di tutti i temi per riuscire, diciamo così, tutti insieme a superare le specifiche tutele e a divenire ad una visione più ampia, se possibile, finalizzata a quello, diciamo così, che è normalmente definita la finalità della conferenza di servizi, cioè il contemperamento dei diversi interessi. Ovviamente questo comporta un lavoro spesso molto lungo,
Sì, diciamo così, come Regione Emilia-Romagna possiamo sostenere che i tempi di via si aggirano intorno ai 190-200 giorni. Nei casi di progetti con grossi conflitti, ovviamente per tentare di risolverli, questi tempi sicuramente si allungano. Vedremo, diciamo così, col monitoraggio come diciamo così, cosa succederà con la necessità di ottemperare, di rispettare i tempi. Vi ho riportato una sentenza, un passo di una sentenza del Consiglio di Stato, famosissima, spesso richiamata, su quello che è il ruolo dell'amministrazione procedente, l'amministrazione che attiva la conferenza di servizi, perché è un ruolo, diciamo così, fondamentale. Nonostante la conferenza di servizi sia appunto un modulo procedimentale, ripeto, nel quale non c'è spostamento e modifica delle competenze, ciò nonostante, diciamo così, il ruolo dell'amministrazione procedente è un ruolo fondamentale, è un ruolo che deve esercitare un potere discrezionale cercando di bilanciare le ragioni manifestate in seno alla conferenza. Ovviamente, diciamo così, è un ruolo non semplice per il quale, diciamo così, servono diverse competenze. Noi sinceramente le abbiamo assunte con l'esperienza sul campo, non abbiamo avuto, diciamo così, grossa formazione, quando secondo me invece dovrebbe essere un passaggio fondamentale. Un altro passaggio, questa volta tratto dal parere del Consiglio di Stato sulla proposta del decreto Madia del 127 del 2016, dove si evidenzia che da un punto di vista pratico, praticamente, diciamo così, prende atto il Consiglio di Stato che la graduazione degli interessi pubblici è affidata alla capacità, se non alla mera buona volontà, dei soggetti presenti in conferenza per comporre i valori in gioco. Ed è buffo il fatto che cita come la testimonianza di tale tendenza sono i verbali delle conferenze, a volte molto lunghi e pieni di prescrizioni poco chiare, perché poco chiaro è il criterio di composizione degli interessi. In questo, diciamo così, noi ci rispecchiamo assolutamente in modo completo, perché questo è un difetto che spesso nelle procedure di VIA abbiamo dovuto constatare. Parlando, diciamo così, della decisione della conferenza, la decisione assunta in conferenza, la determinazione deve essere motivata, questo è un tema fondamentale che continuiamo a ribadire, la necessità della motivazione. I termini dell'efficacia decorrono dalla data di comunicazione della determinazione. Abbiamo velocemente, perché questo è già stato spiegato in modo molto chiaro e dettagliato, l'approvazione unanime, quando ovviamente c'è il consenso, la determinazione è immediatamente efficace, oppure quando abbiamo l'approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia è sospesa per, diciamo così, l'espletamento della procedura del dissenso. La posizione prevalente. Che cos'è la posizione prevalente? Non è assolutamente chiaro, non è definibile per norma. La posizione prevalente è, diciamo, individuata a seconda del peso specifico che alcune autorizzazioni possono avere rispetto ad altre. Chiaramente ciò cambia a seconda del progetto, a seconda della localizzazione di quel progetto. Per un progetto può essere fondamentale il parere della sovrintendenza e del comune con l'autorizzazione paesaggistica,
mentre in un altro contesto, in un'altra situazione, può essere, diciamo così, che la medesima autorizzazione non sia così importante, quindi è assolutamente necessario che sia individuato caso per caso e che sia la conferenza di servizi a definire questo peso specifico. L'assenza, diciamo così, senza condizioni nella conferenza di servizi, ripetiamo, diciamo così, velocemente quello che è già stato detto, è un assenso che può essere assunto, ripeto, ricordo sempre per le amministrazioni che debbono rilasciare un parere necessario alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Quindi può essere acquisito questo assenso nel caso in cui non abbia partecipato alle riunioni, abbia partecipato alle riunioni ma non abbia espresso la propria posizione, abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Queste, diciamo così, le condizioni che devono essere tenute in considerazione. La determinazione quindi sostituisce, come abbiamo sempre detto, ripetiamo, ad ogni effetto tutti gli atti di assenso comunque denominati. Tutti, tutti, tutti? In questi giorni, diciamo così, incominciano a delinearsi degli sfilamenti, in particolare le amministrazioni statali, i vari ministeri. Sostengono, diciamo così, di non partecipare, di poter non partecipare alle conferenze di servizi attivate dalle regioni in quanto le loro autorizzazioni attengono a procedimenti speciali. Quindi è un tutti, tutti, tutti ancora da rivedere. Cosa è possibile fare, diciamo così, contro la determinazione conclusiva delle amministrazioni? Le amministrazioni cui atti sono stati sostituiti possono, diciamo così, richiedere determinazioni in via di autotutela. Per quanto riguarda invece le amministrazioni dissenzienti, si attiva il percorso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo è un percorso, diciamo così, che non è semplicissimo, è un percorso delineato, modificato ultimamente, diciamo così, un po' ad ostacoli, nel senso che l'obiettivo comunque da raggiungere è la condivisione, è riuscire, diciamo così, a superare le diverse posizioni degli enti, riuscire a superare il dissenso o, diciamo così, concordare sulla necessità di addivenire ad una valutazione negativa. Quindi, sostanzialmente, il lavoro che non è stato fatto in conferenza di servizi viene posticipato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tutto quello che quindi non è stato svolto in conferenza di servizi viene semplicemente posticipato in questa sede. Dal momento che la prima cosa che gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedono alle amministrazioni che sono addivenute a un dissenso, la prima cosa che chiedono è quella di cercare di addivenire ad un accordo. I passaggi, diciamo così, sono normati, ovviamente in questo caso abbiamo la sospensione dell'efficacia del provvedimento. Arriviamo, diciamo così, velocemente al provvedimento autorizzatorio unico regionale, che ho lasciato, diciamo così, alla fine, non ho approfondito più di tanto, anche perché in questo momento noi stiamo modificando la nostra legge regionale in recepimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale, ma è un provvedimento che è già in vigore. È in vigore dal 21 luglio 2017,
si applica ai procedimenti avviati dal 16 maggio 2017 e alla Regione non è data nessuna possibilità di cambiare questo procedimento, può tutt'al più disciplinare l'organizzazione e le modalità di esercizio delle proprie funzioni amministrative, con la facoltà di delegarle agli enti territoriali e subregionali e di prevedere forme e modalità ulteriori di semplificazione e coordinamento. Quindi, diciamo così, ci troviamo in una fase, diciamo così, transitoria, ma nella quale la normativa regionale non potrà entrare con modifiche sostanziali. Il provvedimento autorizzatorio unico regionale è applicato, deve essere applicato su tutto il territorio nazionale. Quindi in Regione Emilia-Romagna dal 21 luglio si applica il procedimento. È vero che, diciamo così, appena entrato in vigore è stata emanata una circolare in cui si sosteneva che continuava a trovare applicazione la legge regionale 9 del 99. Ciò, diciamo così, questa è stata una circolare un po' veloce, ma che sostanzialmente, diciamo così, manteneva vivo quella che era la considerazione che la legge nostra regionale comunque già prevedeva un procedimento unico, comunque la nostra normativa già applicava la modifica introdotta dal decreto 127 del 2016, cioè per tutti i progetti si acquisivano tutti gli atti necessari all'autorizzazione, alla realizzazione, scusate, del progetto. Quindi noi, diciamo così, abbiamo applicato il provvedimento autorizzatorio unico regionale e abbiamo continuato e continuiamo ad applicare la legge 999 per quanto non risulti essere in contrasto con la nuova normativa. Cosa significa questo? Questo significa che noi continuiamo, per ad esempio per le opere pubbliche di interesse pubblico, ad acquisire la variante urbanistica e territoriale, così come continua ad essere attivata la procedura di VIA dallo sportello unico nei casi di progetti di attività produttive. È tuttavia, vi dico, vi segnalo, opinione corrente che il nuovo procedimento per la VIA non possa più transitare attraverso lo sportello unico. In questo senso non sono ancora state emanate circolari, non ci sono espressioni formali, ma pare che per, diciamo così, mantenere il concetto di semplificazione il più possibile stringente, debba essere attivato direttamente il procedimento presso l'autorità competente, mentre la procedura di verifica da soggettabilità può continuare ancora ad essere attivata dallo sportello unico. Su questo tema penso che la normativa regionale si esprimerà in modo chiaro, prendendo una posizione, diciamo così, chiara. Questa, diciamo così, è ovviamente una ripetizione. Sicuramente, diciamo così, nel provvedimento autorizzatorio unico dovrà essere acquisita l'AIA, dovrà essere acquisita l'autorizzazione unica ai sensi del decreto 387 del 2003 per gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Come, diciamo così, probabilmente dovrà essere acquisita l'autorizzazione sismica. Come dicevo prima, diciamo così, sul concetto di tutti gli atti incominciano, diciamo così, a palesarsi i primi sfilamenti, soprattutto dalle amministrazioni statali, dai vari ministeri. La decisione. Diciamo così, come definita la modalità di acquisizione della decisione nell'articolo 27 bis del decreto 152?
Ve lo leggo. L'autorità competente valuta la documentazione acquisita tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dei risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte e delle osservazioni dei pareri ricevuti a norma degli articoli 24 e 32, che cioè sono le osservazioni, tutti i pareri necessari, nonché le consultazioni transfrontaliere. Qualora tali pareri non siano resi nei termini previsti, ovvero esprimono valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo. In sostanza si afferma il principio della necessità di concludere il procedimento anche in presenza di pareri mancanti o di dissenso contro la prassi, magari diciamo così, diffusa, di aspettare tali pareri. E quindi, diciamo così, in sintesi, oggi vi propongo uno schema del percorso di provvedimento autorizzatorio unico regionale. Diciamo così, in una previsione celere abbiamo un procedimento che si può concludere normalmente in 430 giorni, di cui la conferenza di servizi, 120 giorni, rappresenta l'ultimo step della procedura. In una versione più lenta, cioè con l'ipotesi della necessità di ripubblicare le integrazioni, abbiamo un percorso che si sviluppa, che si può sviluppare in 520 giorni con il tempo della conferenza di servizi nella parte finale della procedura. Quindi diciamo così, ciò per dire che la perentorietà dei tempi nel caso, diciamo così, della VIA può essere, diciamo così, un tema affrontato con l'adeguata calma. Per quanto riguarda la Regione Emilia-Romagna, è attualmente in corso la definizione del recepimento della normativa regionale e quindi, diciamo così, ancora qualche novità, ma piccola, può, diciamo così, essere rappresentata in questa nostra normativa. Allora, Ti intervengo, saluto, grazie per grazie di tutto. l'attenzione, Ci sono buongiorno a nel tutti. box domande, tutte le domande sono state riportate. Se nel frattempo che io do qualche indicazione, gli vuol dare una lettera per poter rispondere a quelle che riesce. Quelle che non riesce a rispondere, io invierò comunque, le invierò tutte le domande e poi le saranno date, saranno messe sulla piattaforma sempre nella stessa pagina dove si trovano le slide e la registrazione. Allora, mentre appunto diamo modo alla dottoressa Zavattini sia di insomma, riprendere un po' la voce, visto che ha parlato per quasi 90 minuti, ma anche il tempo di leggere tutte le domande che sono pervenute e che sono state molto interessanti e copiose. Diamo ancora qualche attimo. Intanto io prendo ancora qualche altra domanda che sta venendo in chat e la copio nel apposito box. Attualmente ne sono pervenute circa 22, così diamo modo appunto di, quando vuole, di poter rintervenire con alcune risposte. Tanto manca ancora un quarto d'ora, abbiamo a disposizione, dunque qualche domanda può essere evasa. Leggo intanto in chat tutti i complimenti, che ci sono. Tutti fanno i complimenti, tutti evidenziano la chiarezza dei contenuti. Prego, prego, Grazie. prego. Posso rispondere, iniziare a rispondere a qualche domanda? I tempi per la convocazione della conferenza di servizi all'interno del provvedimento autorizzatorio unico sono definiti dall'articolo 27 bis. L'articolo 27 bis definisce pedissequamente tutti i passaggi, tutti i tempi
per cui al comma 7 dell'articolo abbiamo definito, è definito che entro 10 giorni dalla scadenza del termine conclusivo della conclusione, ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca la conferenza di servizi. Alla domanda, come può l'autorizzazione unica, ai sensi del 387, che assume appunto la denominazione di unica, confluire dentro un altro provvedimento unico, rispondo che siamo pieni di provvedimenti unici. Ne abbiamo, diciamo così, un quantitativo significativo di procedimenti unici. In questo momento è stato definito che la VIA fa da collettore di tutti i procedimenti unici o non unici che attengono non solo alle tematiche ambientali, ma a tutti i temi, diciamo così, necessari per l'approvazione e la realizzazione del progetto. Ricordo che, diciamo così, per quanto riguarda il rapporto VIA ed autorizzazione per gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili, già nella normativa regionale abbiamo avuto un periodo in cui la VIA acquisiva tutto, un periodo in cui si attivava l'autorizzazione unica, si sospendeva il procedimento. Veniva attivata la VIA, si concludeva la VIA e poi successivamente si concludeva il procedimento unico. Ecco, questi entra e esci allo stato attuale della norma, fino al prossimo, diciamo così, correttivo, allo stato attuale della norma, questo non è più possibile, ma è la VIA, è il provvedimento autorizzatorio unico regionale che dovrà fare da collettore e unire e comprendere tutte queste autorizzazioni. Quindi, diciamo così, questo è il disposto e a questo dobbiamo cercare di uniformarci. Chiaramente ci sono tanti problemi perché ovviamente questo provvedimento autorizzatorio unico non affronta tanti temi, come non affronta il tema dei rapporti con le varianti urbanistiche, come non affronta il tema del rapporto con la concorrenza per quanto riguarda le concessioni alle derivazioni. Abbiamo un provvedimento che prevede due modalità, due momenti di pubblicazione degli elaborati sul web. Prevede una pubblicazione sul web in fase di verifica di completezza. Prevede poi una pubblicazione sul web per le osservazioni. Per quanto riguarda, diciamo così, l'applicazione della concorrenza per le concessioni di derivazione in particolare, quale sarà la pubblicazione da tenere in considerazione? In questo momento, diciamo così, la questione è dibattuta da tutte le regioni. Quindi, diciamo così, andranno definiti tanti elementi, sarà necessario avere circolari dal Ministero che devo, diciamo, riconoscere in questo momento è abbastanza latitante, nel senso che alle regioni è stato concesso una videoconferenza parziale di risposta ai quesiti. Non abbiamo ancora avuto una formalizzazione delle risposte date e non abbiamo neanche avuto ancora il completamento delle risposte a tutti i quesiti posti. Sostanzialmente si naviga a vista, si naviga a vista, diciamo così, come barra, abbiamo ovviamente il buon senso, la capacità di valutare di volta in volta quali sono i temi, quali sono gli elementi e la possibilità di concordare in conferenza di servizi le decisioni assunte. Esatto, sul tema della variante, ripeto che questo, diciamo così, è un tema di relazione tra il procedimento unico autorizzatorio ed altri elementi. Quindi la Regione può normare in tal senso e
e mi sento di dire che la Regione continuerà a mantenere la possibilità di fare variante allo strumento urbanistico e territoriale, ovviamente limitatamente alle opere pubbliche e di interesse pubblico. Però ovviamente questo lo potremo, diciamo così, affermare solo con la nuova norma regionale approvata. Allo stato attuale noi continuiamo ad applicare la legge 999 per questo aspetto. Sto cercando di vedere altre domande. Diciamo così, il procedimento mi si chiede come si può correlare il procedimento unico di VIA con la compatibilità paesaggistica. Da sempre, nelle procedure di VIA regionali, noi abbiamo acquisito l'autorizzazione paesaggistica che la Regione Emilia-Romagna è rilasciata dal Comune sulla base del rapporto con la sovrintendenza, col Ministero dei Beni Culturali e Paesaggistici. Diciamo così, questo rapporto è stato via via modificato nel tempo. Però sempre, diciamo così, noi all'interno del procedimento unico di VIA abbiamo rilasciato l'autorizzazione paesaggistica con il potere della sovrintendenza. Non ha mai costituito un problema. Mi si chiede chi deve indire la conferenza di servizi per un impianto di cogenerazione richiesto in ampliamento ad attività produttiva esistente in variante al PRG. Se l'impianto di cogenerazione, diciamo così, è un impianto che rappresenta un impianto di interesse, che è, diciamo così, definibile come un impianto di interesse pubblico. Perché diciamo così, il tema qui è quello di capire se è un'attività produttiva, tout court, o se è un impianto, diciamo così, che produce energia da fonte rinnovabile. Se l'impianto produce energia da fonte rinnovabile, è definibile come impianto di interesse pubblico e se, diciamo così, è un impianto che può essere o che deve essere assoggettato a VIA. È chiaramente, diciamo così, un progetto che rientra nell'applicazione del provvedimento autorizzatorio unico regionale. E quindi, diciamo così, nella nostra normativa può fare variante al PRG. Ripeto, se e solo se è individuabile come un impianto di interesse pubblico. E se, ovviamente, deve essere assoggettato a VIA. Una domanda specifica sulla relazione tra il procedimento unico di VIA, la variante urbanistica e la VAS. Nella nostra normativa regionale della VIA, nella 9 del 99, abbiamo precisato che nel caso in cui sia da conseguire la variante urbanistica, è necessario che ci sia l'adeguamento della valutazione ambientale strategica. Questo in difformità da quanto previsto dalla normativa nazionale, la quale prevede che nel caso in cui un progetto puntualmente sottoposto a VIA faccia variante urbanistica, non è necessaria la valutazione ambientale strategica. Secondo noi questo non è mai stato coerente con quanto disposto dalla normativa europea sulla VAS e abbiamo sempre ritenuto necessario che anche nel caso di VIA
sia, diciamo così, che nel caso in cui il progetto sottoposto a VIA faccia variante urbanistica, sia affrontato il tema della VAS. Questo perché? Questo perché nella VAS sono, diciamo così, legittimamente affrontate le questioni che riguardano la variante in merito alla localizzazione e le alternative possibili. Quindi, diciamo così, il tema delle alternative è legittimamente affrontato nel documento della VAS, come è affrontato il tema della compatibilità con le previsioni urbanistiche. Questi temi mal sono affrontati, oggi come oggi, in uno studio di impatto ambientale sulla VIA, quindi legittimamente va mantenuto l'elaborato e la procedura di VAS all'interno del procedimento unico. Ci sono tutti gli enti che si devono esprimere, dentro la conferenza di servizi, tutti gli enti possono rilasciare il loro parere, quindi non c'è nessun conflitto, non c'è nessun problema. Ribadisco il tema dell'autorizzazione unica ai sensi del 387, gli impianti che sono autorizzati ai sensi del decreto 387 sono impianti dichiarati di pubblica utilità, quindi in quanto dichiarati di pubblica utilità entrano a pieno titolo in quel registro della legge 999 che prevede per le opere pubbliche e le opere di interesse pubblico, la possibilità che il procedimento di VIA possa fare variante. Diciamo così, sul tema delle autorizzazioni da acquisire in conferenza di servizi, sul livello delle autorizzazioni, diciamo così, e sull'incertezza di questo tema, è vero che il proponente deve presentare un elenco delle autorizzazioni che devono essere acquisite, e quindi, diciamo così, è responsabilità del proponente, però la definizione viene fatta congiuntamente tra il proponente e l'autorità procedente. Diciamo così, i colleghi di una regione non lontana da noi che sulla base del fatto che il proponente deve presentare questo elenco sta facendo passare, diciamo così, il messaggio che se il proponente non chiede nessuna autorizzazione, legittimamente l'autorità procedente rilascia solo la VIA. Ecco, questo mi sembra un po' esagerato. Noi in ogni caso sempre concordiamo con il proponente, ritengo importante concordare col proponente tutte le autorizzazioni necessarie perché non è così semplice individuare sia quelle necessarie sia i pareri eventualmente endoprocedimentali. Sulla domanda se temo che la dematerializzazione della conferenza di servizi possa incidere negativamente sulla gestione del conflitto, sì, sono sicura che inciderà negativamente su tante cose perché i progetti sottoposti a VIA sono progetti enormi, pensate al cosiddetto passante di mezzo, un'autostrada, cioè sono progetti che veramente hanno tantissimi elaborati e la dematerializzazione, diciamo così, rende il tutto un attimo più difficoltoso. Cercheremo di adeguarci migliorando un attimo gli strumenti che abbiamo a disposizione. Ovviamente abbiamo a disposizione degli strumenti che per aprire certi file
ci sta ancora un tempo infinito o non riesce addirittura ad aprirli. Quindi è chiaro che la pubblica amministrazione dovrà attrezzarsi con altri strumenti per affrontare questa sfida. Allora, manca veramente poco. Direi che il tempo sta finendo. Grazie. Grazie, grazie mille dottoressa Zavattini per la sua chiarezza, tutti stanno ringraziando, io le manderò le domande in modo tale che avrà anche quella a cui non è riuscita a rispondere, ringrazio la dottoressa Paron, ringrazio tutto lo staff dei relatori e degli ospitanti, potete lasciare l'aula e ci vedremo per i prossimi appuntamenti. Grazie ancora a tutti.